Salve ragazzi, buonasera a tutti. Vi chiederete perché ti trovi all'interno di un'astronave, di un disco volante? Beh, ve lo spiego subito. Volevo raccontarvi, o comunque enunciarvi, la mia teoria sui dischi volanti, sugli extraterrestri e su queste forme di vita che hanno detto di aver visto migliaia e migliaia di persone durante tutti gli anni della nostra presenza qui sul pianeta Terra. Allora, molto probabilmente le distanze ipergalattiche di migliaia di anni luce sono un pochino difficili da concepirsi, quindi la mia teoria è che non vengono da queste distanze lontanissime, ma questi astronavi, questi dischi rotondi, questi dischi volanti silenziosi oppure sibilanti, siano semplicemente delle macchine del tempo. Vi spiego perché. Mettiamo che fra 20.000 anni abbiamo sviluppato la tecnologia di poter pilotare avanti e indietro nel tempo un macchinario che si sposta nell'universo, nello spazio-tempo. Sicuramente verrebbe fatto di forma rotonda, schiacciato, per resistere allo sbalzo temporale, alle temperature, allo spostamento, e dentro ci sarà una cabina di pilotaggio con delle persone che portano questo oggetto e vanno insieme a lui avanti o indietro nel tempo. Che succede? Vengono in questa epoca nostra, nel 2022, nel 2020, a vedere come era la Terra e come erano gli abitanti in quest'epoca. Consideriamo che venghino, facciamo conto che venghino da 20.000 anni più in là. Verranno a vedere sicuramente quanto erano rudimentali le nostre attrezzature e la nostra tecnologia. Che succede? Che appaiono all'improvviso, sembrano delle saette e poi scompaiono lo stesso all'improvviso, perché viaggiando nel tempo e nello spazio naturalmente non vengono intercettati dai radar e sono così veloci da scomparire come di solito avviene per questi dischi volanti. Quindi i dischi volanti e gli extraterrestri potrebbero essere abitanti del pianeta Terra nel futuro, 10-20.000 anni da qui, che con la macchina del tempo vengono nel passato qui da noi a vedere com'è l'ambiente e come eravamo una volta noi. Perché sono gli extraterrestri disegnati tutti in quella maniera lì, con gli occhi grandi, con poche dita, affusolati? Perché l'evoluzione dell'essere umano va in quella direzione. Noi piano piano non useremo più quasi niente dei nostri muscoli, dei nostri arti, di quello che è, ci atrofizzeremo in parte e diventeremo probabilmente in quella maniera come vengono disegnati e descritti gli extraterrestri visti scendere dagli dischi volanti. Questa è la mia teoria. Quindi UFO, dischi volanti extraterrestri vengono da un futuro con questo apparecchio che non è un disco volante ma una macchina del tempo per spostarsi all'indietro e all'avanti, e naturalmente la loro forma fisica dipende dall'evoluzione dell'essere umano che fra 10-20.000 anni diventerà somigliante a questi extraterrestri che vedo disegnati da tutte le parti da tanti tanti anni. Bene, questa era la mia teoria sui dischi volanti, gli extraterrestri e i viaggi interplanetari. Vi saluto a tutti, un abbraccio da Stefano del GRP e buonanotte. Ciao a tutti.